Professor Veronelli, questa settimana il campionato è fermo, si parla di nazionale, una nazionale italiana che ha un girone molto difficile. Se gioca però come ha giocato con la Macedonia, sarà dura qualificarsi per i mondiali. Dunque, sia con la Spagna sia con la Macedonia, Ventura è apparso incerto, nel senso che non è ancora riuscito a trovare la giusta quadra tattica alla propria formazione. C'è un po' di eredità di Conte, ma non c'è ancora l'impronta del nuovo allenatore. A me sembra che Ventura dovrebbe ricordarsi del 4-2-4 di Bari e ripartire con un 4-4-2 che in fase offensiva divenga 4-2-4 e che secondo me avrebbe la capacità di accogliere meglio i giocatori migliori di cui disponiamo. Faccio un esempio: Buffon in porta, ma potrebbe starci anche Donnarumma. A metà campo una linea 4 con Parolo e Verratti centrali potrebbe essere buona. I due esterni, Candreva da una parte, Bonaventura dall'altra, c'è anche Bernardeschi. Davanti confermerei Belotti e Immobile, ma ci sono anche altri attaccanti. E in difesa proporrei una linea 4 con Bonucci e Chiellini al centro, con De Sciglio o un altro difensore a sinistra e Barzagli a destra. Potrebbe essere una squadra capace di avere il lancio di Bonucci, la capacità di suggerimento soprattutto su palla bassa da parte di Verratti, il quale però deve giocare calcolando meglio i rischi della giocata. Parolo è un giocatore che può dare aiuto a Verratti e a sua volta liberarsi con la copertura di Verratti o di uno degli esterni per il tiro. Candreva e Bonaventura sono due dei migliori esterni del campionato italiano. L'attacco mi sembra in questo momento la roccia della nazionale che Ventura sta cercando ma fatica a trovare. Ecco, questo significherebbe però uno smarcamento da tutto il lavoro che ha fatto il CT precedente e dunque un po' rinnegare quello che Conte ha fatto? No, Conte ha fatto, ma bisogna mettere nel cassetto quello che Conte ha fatto. Ha fatto ottime cose. Conte, come ho già detto da questi microfoni, è un grande allenatore, adesso ha i suoi problemi col Chelsea, ma Ventura deve trovare un modulo suo che senta particolarmente, trovando una formazione base e il gruppo dei cambi. Io sono berzottiano, prima seleziona, prima allena. Quindi bisognerebbe trovare il modulo giusto per i giocatori giusti, oppure rifarsi a un certo tipo di calcio all'italiana che ci ha portato a vincere anche i mondiali? Ma dunque, secondo me il 4-4-2 è migliore del 3-5-2 per i calciatori italiani, perché è un modulo difensivo, linetta, offensivo, che può essere giocato in modo molto semplice, può sfruttare il contropiede, può sfruttare le ripartenze, ma soprattutto ha i due vantaggi delle due linee 4+4 che possono permettere di bloccare l'avversario a metà, più o meno sulla metà campo, per poi effettuare la ripartenza. È un modulo che non sacrifica l'attacco e premia sempre difesa e centrocampo. Il 3-5-2 secondo me di Conte presuppone due buchi sui lati, i due buchi alle spalle dei tre centrali, e quindi può permettere degli inserimenti da centrocampo o da parte degli attaccanti capace di aggirare la difesa o di tagliarla centralmente. 3-5-2 in Italia è sempre stato giocato 5-3-2 o 4-4-2, quindi moduli tendenzialmente difensivi, anche se il 3-5-2 di partenza è un'espressione iperoffensiva del 5-3-2. Però in Italia non l'ha mai giocato realmente nessuno. Io credo che si debba terminare l'esperienza di Conte e si debba iniziare un'esperienza, secondo me, sul 4-4-2 con Ventura.